Eh no, scusa. Dobbiamo difenderci da questa agenzia di rating. A proposito di difesa, al Senato è passata la legittima difesa. È passata con 195 sì e 52 feriti. Scusami. Scusami se non abbiamo parlato prima della legittima difesa, ma io volevo vedere bene il testo e l'ho visto. La nuova norma prevede che la difesa contro chi entra in un'abitazione sia sempre legittima. Lo ripeto per mia suocera. La difesa contro chi entra in un'abitazione è sempre legittima. Anche nel caso della suocera. Guardami negli occhi, Franca! La difesa per chi entra nell'abitazione è sempre legittima, Franca! Signora Franca... Nell'articolo... Signora Franca. Scusa, no, passiamo alla disamina. Nell'articolo 2 del testo si introduce come attenuante il cosiddetto grave turbamento. Cioè, come funziona? Metti conto che un ladro può entrare in casa tua più volte, no? Cioè, la prima volta è sicuramente grave turbamento. La seconda cos'è? Turbamento normale. La terza cos'è? Fastidio. La quarta, inviti tu il ladro a entrare, a sbrigarsi, a prendere quello che deve prendere, così, perché tu hai da fare. Comunque, scusa, no. Questo qui, questo concetto del grave turbamento è un'idea del PD. Ma anche, anche sull'immigrazione stanno continuando il lavoro di Minniti. Il reddito di cittadinanza è un misto tra il reddito di inclusione di Gentiloni e il sussidio di disoccupazione di Renzi. Adesso ho capito perché le cose stanno andando così male. Praticamente c'è ancora il PD al governo.